Segretaria Vannini, la Will in campo per la scuola in Campania. Quali sono le dinamiche che si stanno sviluppando e soprattutto quali sono gli obiettivi su cui la Will sta insistendo in questo momento? Allora, noi saremo in piazza il giorno 26 assieme a CGIL, CISL e alla Will Confederale, ma già siamo stati in piazza nei giorni scorsi, il 4 giugno e il 9 giugno, per rivendicare quelle che sono le tante rimostranze da parte dei lavoratori del mondo della scuola. Siamo veramente ad un bivio. Abbiamo da una parte un patto per la scuola che è diventata una scatola, ma una scatola vuota, perché di contro abbiamo un decreto sostegni bis che sostiene tutti tranne che il mondo della scuola. Abbiamo tantissimi docenti che anche quest'anno, dopo essere stati usati per un intero anno scolastico, verranno licenziati, anzi alcuni sono stati già licenziati al termine delle attività didattiche. Quindi questo blocco dei licenziamenti per la scuola non c'è mai stato e non ci sarà fino a che non si metterà mano in maniera concreta a prevedere una vera stabilizzazione per tutti quei docenti, ma non solo docenti, personale ATA, e parlo di collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, facenti funzioni di SGA, che da anni fanno funzionare la scuola italiana e che da anni non riescono ad essere stabilizzati. Quindi questo è un problema che ci ha visto in piazza e che ci vedrà in piazza per una mobilitazione che sarà comunque continua, anche perché questa precarietà dei lavoratori della scuola rappresenta la precarietà delle scuole dello Stato, quindi delle scuole della Costituzione italiana. Abbiamo tantissimi problemi in Campania, abbiamo delle strutture che sono fatiscenti, abbiamo ancora delle aule che sono in alcuni appartamenti. In Campania abbiamo poi il problema di molte scuole che per la legge sono ancora autonome, sono sottodimensionate ma sono ancora autonome, e per quelle scuole la legge non prevede che ci sia un dirigente scolastico e un DSGA. Di contro abbiamo tanti dirigenti scolastici che giustamente rivendicano il loro diritto ad avere il loro ruolo, e le scuole hanno bisogno di un capo di istituto. Abbiamo tantissimi collaboratori scolastici e non sappiamo se quest'anno riusciranno ad avere le immissioni in ruolo, perché i posti sono veramente residui. Abbiamo tantissime difficoltà per quanto riguarda la sicurezza. Come Wi Scuola abbiamo richiesto il sussistere di un presidio sanitario in ogni scuola. Così come chiediamo che vengano cambiati quelli che sono i parametri tra il numero degli alunni e il numero di docenti del personale ATA, perché questo permetterebbe di eliminare una volta per tutte, ma in maniera concreta, le cosiddette classi pollaio, per le quali si è tanto parlato, ma fino adesso non abbiamo avuto nessun tipo di riscontro. Le tematiche sono veramente tante. Noi vogliamo ripartire a settembre in sicurezza, dando stabilità ai lavoratori, ma dando soprattutto stabilità agli alunni, che sono il nostro bene primario, ai quali dobbiamo garantire il diritto allo studio, questo sconosciuto che molto spesso dimentichiamo che è il motivo per cui ogni giorno andiamo a scuola, e dobbiamo andarci in maniera serena, secondo tutti quelli che sono i parametri della sicurezza. Grazie, segretario.